Il prossimo brano, sempre di Luigi Venturini, è intitolato La partenza delle campane. Per descrivere questo brano facciamo un passo indietro. Precisamente nel 1942, nelle settimane seguenti al 23 di aprile, giorno in cui il governo di allora emanò un decreto che dispose la requisizione forzata delle campane su tutto il territorio italiano, con il fine di fonderle e così ricavare il metallo necessario a fabbricare le armi da guerra. Venturini, addolorato per questa triste sorte che era toccata alle campane, che ha scandito fino ad allora i rintocchi del tempo, sia della mattina che della sera, ha in pratica scritto questo brano con in qualche modo la tristezza nel cuore del destino delle campane della città. Le campane della sera.